Ciao, io sono Luca e io sono Chiara e voi siete su It's Your Time. Oggi cucineremo insieme con la nostra nuova friggitrice d'aria gli spiedini di zucchini, facili, veloci e pronti in pochissimo tempo. Un antipasto goloso e sfizioso e anche sano, con pochi grassi e assolutamente godibile. Non perdetevelo, restate con noi, restate su It's Your Time! Oggi prepareremo insieme degli splendidi e salutari spiedini di zucchini cotti nella friggitrice d'aria. Prima di tutto mondiamo 3 o 4 zucchine. Poi con l'aiuto di una mandolina o con un coltello ricaviamo delle fettine sottili. Le fette non si devono rompere arrotolandole, quindi fate prima una prova. Ora prendiamo del pane grattugiato, va bene anche quello senza glutine, degli stecchini per spiedini, dello speck a fette e della scamorza a fette. Prendiamo un uovo, lo rompiamo e lo mettiamo in una ciotolina, insieme ad un cucchiaio di acqua. In questo modo pennellare gli spiedini con l'uovo sarà molto più facile. Sbattiamolo leggermente con una frusta. Prendiamo ora una fetta di zucchino e posizioniamoci mezza fetta di speck. Quindi un pochino di scamorza. Ora arrotoliamo la zucchina ed infilziamola con uno stecchino, così. Procediamo così, formando degli spiedini, fino a terminare tutti quanti gli ingredienti. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, di cliccare sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nostro video. Se vi piace, mettete un bel like e condividetelo con i vostri amici e parenti. I nostri spiedini, una volta terminati, saranno così. Spruzziamo con dell'olio il cestello della friggitrice d'aria. Con l'aiuto di un pennello da cucina, li spennelliamo con l'uovo sbattuto. Quindi li impaniamo col pane grattato. Per una ricetta più light basta soltanto spruzzarne un pochettino sopra. Se invece volete una panatura classica, immergeteli ben bene nel pan grattato. Disporli nel cestello della friggitrice. Questa ed altre ricette le troverete sul nostro sito internet www.ityourtime.it. Adesso saliamo un pochino gli spiedini e spruzziamoci un pochino di olio, soltanto da una parte. Inforniamo quindi a 175 gradi per 10 minuti. A metà cottura, quindi a 5 minuti, giriamo gli spiedini dall'altro lato. Spruzziamo un pochino di olio e saliamo anche su questo lato. Continuiamo con la cottura. Dopo solo 10 minuti otterremo degli splendidi spiedini come questi qua. Se vi piace una doratura maggiore, cuocere ancora a 200 gradi per ulteriori 2 minuti. Ecco pronti i nostri spiedini. Buon appetito!